analisi del rischio e adeguatezza, Tino. E in questo caso la Banca Popolare di Bari, il rischio è quello che ha corso un ex tabaccaio. Ciao Nicola, ciao. Bartabacchi aveva Michele, ha investito. Noto Bartabacchi, biglietti dello stadio, tutto, ero. Sono nominato. Chi non lo conosceva Michele? Tino, lo conoscevi Michele? Di vista, però ti conoscevi. A un certo punto decidi di investire sulla banca. Via Brigata Bari. Ti ricordi? Sotto via. Ora hai capito chi è Michele? Angolo via Don Bosco. Precista, ma dici, se non la dici sì, ti dici pure un codice fiscale e tutto il resto. Solo voi te la do. A memoria, 79 anni come a te. Qua, diciamo, abbiamo investito questi soldi nella Banca Popolare di Bari che non hai mai più visto. Più visti. Anzi, tutte le volte che mi chiamavo diminuivano. Se avevo 100.000 euro andavo, sono diminuita, tutte le volte che andavo mi diminuivo sempre. Ma a un certo punto hai mai pensato di bloccare quell'investimento? Non si poteva bloccare, ho detto dammi almeno quello che il mio, non voglio l'interesse, mi dai almeno il capitale. No, non si può fare niente, sono tutti bloccati. Ma quando hai stipulato questo accordo, ti hanno detto del rischio grande niente. No, facciamo bene, un sacco di soldi. Sono l'impiegato, sono pure io. Ce li ho pure io investiti. A qualcuno degli impiegati pure è stato buggerato, pure loro. Però, e quindi siamo rimasti che Fino a oggi non si vedono nessun colore di soldi. A che cosa servivano quei soldi? Niente, per domani trovarmi qualcosa in più per dare ai figli. Invece sono rimasto senza i figli. Fortunatamente ti è rimasto il sorriso almeno, Michele. Quello sì. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo ammazzare? Non lo so. No, perché a qualcuno la situazione è veramente sfuggita di mano, ha perso dei capitali importantissimi. Io in verità vado al mare, a Cozze, e dal mare vedo una stupenda villa. Quella degli Jacobi. Una stupenda villa, non faccio nulla. E che cosa pensi, Michele? Dico, soldi nostri. Vabbè, Tino, la situazione in Banca Popolare di Bari è sempre più melmosa, bisogna scavare, ma soprattutto, se come vi abbiamo raccontato, il collegio sindacale della controllante diventerà il collegio sindacale della controllata nel puro stile italiano, c'è sempre meno speranza che qualcosa succeda. Dimmi, Tino. Più che melmosa, direi che ci sono proprio le sabbie mobili. Speriamo che Michele e tutti gli altri soci non vadano a fondo e che qualche cosa, almeno il capitale, riescano a prendere. Michele, buona vita, questa è l'analisi, ce la stavamo prendendo noi, non del sangue, non del sangue. Sto andando. Stai andando. Vedi Tino, non le analisi del sangue, l'analisi del rischio e dell'adeguatezza. Tieni Michele. Quali sono le analisi del sangue? Dice, vabbè, un cattivo sangue della Banca Popolare di Bari.